l'assessore alla cultura e al turismo di Todi, Claudio Ranchicchio, per parlare di Euroschool, questa manifestazione che fa tappa anche nella città di Jacopone, dopo un giro questa mattina che è partito da Bettona all'insegna del Made in Italy. Ferrari è un marchio che non ha bisogno di presentazioni, e poi si parla di moda, design, con gli alunni di tante scuole d'Italia e d'Europa che vengono qui per mostrare i loro lavori nel campo della moda. Intanto buonasera a tutti, e direi che siamo orgogliosi come città di Todi. Io rappresento il comune e la giunta come assessore appunto alla cultura, al turismo e allo sport, e dicevo che siamo veramente orgogliosi di ospitare queste Ferrari, tutte le modelle e soprattutto tutta la manifestazione Euroschool Festival di cui parlavi poc'anzi, perché credo che questa manifestazione abbia pochi eguali dal punto di vista del coinvolgimento delle città in cui approda, perché ogni volta che ho partecipato a un evento in queste settimane di Euroschool ho visto le città molto coinvolte, ai bambini, alle scuole. In questo caso abbiamo le modelle che sono sicuramente rappresentanti anche di una categoria di ragazze che lavorano per poi studiare, magari farsi strada, formarsi nella propria vita, e soprattutto rappresentano anche, diciamo, con il collegamento con la moda, con il collegamento con la Ferrari, quello che c'è da vedere di meglio in Italia, perché l'Italia è un paese che si distingue per grandissime eccellenze, quindi avere le Ferrari in questa bellissima piazza del popolo di Todi per noi è decisamente un grande onore. I ragazzi hanno espresso chiaramente grande ammirazione per i luoghi dell'Umbria, quindi chiaramente, come diceva lei, può essere un veicolo chiaramente ulteriormente pubblicitario, no, per la regione dell'Umbria. Io credo che noi ospitiamo appunto 4 appuntamenti di Euroschool nella nostra città. Questo è il secondo, poi ne avremo altri 2 la prossima settimana. Credo che ciascuna delle persone che sono venute a Todi possano aver ammirato le nostre bellezze e possano essere ottimi ambasciatori appunto della nostra città. Noi ce l'abbiamo messa tutta nel nostro piccolo, come amministrazione, come commercianti, come operatori economici, operatori turistici, per farli sentire a casa.